un festival di parole e musica per raccontare i prodotti della tradizione agroalimentare ferrarese. Ad alta voce ha messo in scena nei palazzi più belli di Ferrara dal 25 al 27 ottobre scorso lo spettacolo del cibo made in Fè e insieme del territorio che lo produce. Primo appuntamento, giovedì 25 ottobre, a Palazzo Costabili, sede del Museo Archeologico Nazionale, con un convegno dal titolo «L'origine è la meta per un nuovo rinascimento, bellezza, paesaggio, cultura e sviluppo sostenibile». A fare gli onori di casa, Paola De Santis, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, e Tiziano Tagliani, sindaco della città, seguiti dal saluto di Mirko Dondi, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0. Subito dopo, una degustazione di prodotti tipici ferraresi, offerta agli ospiti dagli stessi produttori che hanno messo in scena la grande macchina del cibo made in Ferrara. La cosa bella di questa iniziativa è che si mette insieme appunto il pensiero, e noi vogliamo una città che pensa, ma anche con i piaceri, quindi la buona gastronomia. Oggi è molto importante essere qui perché vogliamo condividere assieme ai nostri fornitori il valore di lavorare assieme, di essere filiera, dove ognuno mette le proprie competenze dal punto di vista della conoscenza della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Il vero valore sta nel chi l'ha organizzata, cioè sapere che un nostro cliente, sapere che comunque dietro a Coop ci sono delle persone, e sono persone che probabilmente amano il territorio, che probabilmente scelgono i prodotti. Cioè, rimane, mi rendo conto di quanto il rapporto umano tra azienda, industria e cliente possa essere veramente importante. Poi mi guardo intorno e vedo delle eccellenze, tutti prodotti belli, tutti prodotti buoni. Praticamente oggi noi invece creiamo un rapporto di contaminazione. Noi faremo una filiera del pane ferrarese, mettendo insieme produttori praticamente della campagna, con trasformatore di un mulino di questa città, e la trasformazione attraverso la panificazione di questo vino. Quindi fra poco noi avremo sulle tavole prodotto tracciato ferrarese. Noi mangiamo grano ferrarese dai miei nonni ai miei figli, lo voglio far mangiare ai miei pronipoti se è possibile, perché è nel nostro DNA, c'è questo grano qui, c'è questo modo di mangiare fin da bambini, mio padre mangiava questo, hai capito? Quindi è energia allo stato naturale. I progetti per il futuro sono trasferire in assoluto ai nostri ragazzi, ai nostri collaboratori, quella che è la nostra mission aziendale, le nostre idee, la nostra filosofia, quindi innamorarsi del prodotto tutti i giorni, mai come oggi del territorio, della terra proprio, della terra che calpestiamo, dobbiamo rispettarla, dobbiamo concimarla nella maniera adeguata, usare grani locali, e secondo me, a parte questo, tutto il resto poi viene da sé. Abbiamo fornitori presenti qui che hanno come punti di, chiaramente, di vendita i nostri ipermercati di Ferrara, ma altri che arrivano fino a Pesaro, arrivano fino a Reggio Emilia e quant'altro, quindi con fatturati che viaggiano attorno al 1 milione o 2 milioni. Quindi sostanzialmente dentro questa lista appunto di opportunità creiamo una rete economica che è fondamentale per sostenere l'occupazione, la qualità dei prodotti e un sistema agricolo che altrimenti non troverebbe altro sbocco che non la produzione di commodity o comunque di produzioni a basso valore aggiunto. La parte economica è molto importante. Non è ovviamente l'unico nostro obiettivo, perché la prima cosa che cerchiamo è la salubrità dei nostri prodotti, perché siamo super convinti che questo sia il futuro. Noi se siamo ancora qui è perché appunto abbiamo questa cultura della pasta all'uovo. Noi siamo a 100 terra di pasta all'uovo, terra del, diciamo, Bologna, Ferrara e Modena, è la cultura della pasta all'uovo, e abbiamo e stiamo mantenendo questa tradizione.
il rapporto tra l'altro con Ferrara per Coop è un rapporto storico, siamo cresciuti tanto, lo dicono i 96.000 soci che abbiamo, tra l'altro con una continua rigenerazione, anche quest'anno abbiamo fatto ulteriori 3.000 soci. Per noi il socio non è solo il consumatore ma il cittadino e anche il lavoratore, da qui la grande attenzione al territorio, a cercare di creare valore sul territorio e quindi cercare di fare da volano rispetto a questa piccola media impresa che è molto presente e abbraccia diverse merceologie, infatti qua oggi vediamo che si tocca da tutto, dalla pasta fresca ai salumi, alla passata di pomodoro, al ittico, al dolciario, al vino. Abbiamo realizzato tre filiere agricole, in Romagna abbiamo realizzato la filiera della piadina romagnola, qui invece nel Ferrarese, biscottificio Bondeno, Saltari, dove abbiamo trovato ovviamente il terreno delle barbabietole, quindi oltre al grano abbiamo collaborato con Italia Zuccheri per avere lo zucchero italiano di barbabietola e anche col più grande allevamento di uova a terra che è l'allevamento di Lionello che è sempre qui nel Ferrari. Il consumatore sceglie alla fine di quelle che sono, diciamo, le produzioni che noi offriamo, è un consumatore che è diventato sempre più evoluto, sempre più attento, sempre più legato ad un consumo di cibo salutistico. E da questo punto di vista, se noi non rispondiamo a queste domande con questo tipo di fornitori, noi saremo fuori mercato, perché c'è un'evoluzione enorme nei confronti del bio, nei confronti degli elementi salutistici. Ci sono persone che addirittura mangiano per curarsi. Noi come principale obiettivo abbiamo la valorizzazione delle materie prime del posto e la creazione di sinergie con le imprese locali. Infatti utilizziamo all'interno dei nostri prodotti il sale dolce di Cervia, che è un sale tipico della Romagna, aglio proveniente da produttori locali del territorio di Ferrara e infine il pignoletto Colli Bolognesi di OCG per una linea di salumi bolognesi. Fu il nonno che iniziò l'avventura, originariamente non faceva questo mestiere, andava in giro per le campagne di Bologna perché era originario di Castelmaggiore a raccogliere il latte, con la sua cisterna andava in giro per le stalle a raccogliere il latte, quindi aveva i maiali in cortile, lì la prima trasformazione dei prodotti freschi, quindi salsicce fresche, e poi partì così, l'avventura iniziò così, era il 1900, metà anni 50. Questa è un'occasione bellissima che ci viene offerta dai nostri amici della Coop, che da 30 anni che collaboriamo, perché in qualche modo ci hanno aiutato anche a crescere in quelle che sono le nostre dinamiche aziendali. Noi, ecco, presentiamo questa sera in questa bellissima atmosfera la salama da sugo IGP, che per noi rimane la regina di Ferrara. Un prodotto particolare che questa sera presentiamo con purè di zucca e purè di patate. Cappellaccio ferrarese di zucca violina, tradizione all'ennesima potenza, e come potete vedere il segmento artigianale della nostra azienda è quello che ci porta a fare questa degustazione particolare. Intanto ci teniamo a precisare che il nostro prodotto è un prodotto non a chilometro zero ma quasi, è tutto territorio ferrarese ed emiliano romagnolo. Il territorio per la nostra produzione è fondamentale, è un territorio particolare che va salvaguardato non solo per la produzione che come dicevo prima è importante ma anche per l'ambiente, non dimentichiamoci che è una fabbrica a cielo aperto dentro un parco regionale, quindi è un territorio che va salvaguardato, non dimentichiamo che è in continua evoluzione e che se l'uomo non ci mettesse mano diventerebbe un ostacolo.
Noi siamo molto contenti di essere comunque in questa esposizione, perché facciamo parte poi come fornitori della cooperativa, quindi siamo dentro nei centri commerciali dell'Ipercoop Il Castello, dell'Ipercoop Le Mura, ma siamo anche come azienda, siamo anche all'interno di tutto il settore territoriale comunque di Ferrara. Con i supermercati riusciamo comunque a dare sempre, essere vicini anche alle famiglie nell'avere sempre un prodotto di qualità. Noi nasciamo nel 1860, facciamo prodotti tipici, li facciamo in centro storico. Il legame con Ferrara, la tradizione e la storia per noi è insito nel nostro DNA, perciò ogni volta che si è in un contesto storico ci troviamo nel nostro habitat naturale. Questa è stata una bellissima iniziativa e diciamo che queste iniziative dovrebbero essere un po' più ricorrenti, proprio per far cercare di far capire anche alle persone, al nostro territorio, che ci sono delle eccellenze molto importanti che vendono non solo sul territorio locale ma anche sul territorio nazionale, e quindi diciamo che molte volte non conosciamo le aziende che abbiamo in casa. Siamo partiti da un convegno della cultura per arrivare poi sulla tavola di tutti quanti, e COP è proprio questa, quindi io sono contento, ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, invito tutti a seguirci, Alta Voce ci rispecchia. Noi non siamo mai non siamo un'azienda che grida, non siamo un'azienda che urla, siamo un'azienda però che fa molto.